Quindi vogliamo presentare un anticipo della stagione autunno-inverno fino al 31 di dicembre, in maniera tale che uno sappia che oltre tutte le offerte che la città propone, il Teatro Ariston ha una serie di artisti, molti dei quali sono delle novità per lo spettacolo, che vengono a proporre il loro divertimento a chi ha voglia di essere con noi. Questa è la motivazione perché ad agosto parliamo degli spettacoli di ottobre, novembre e dicembre. Allora, con piacere ho una serie di personaggi che sono televisivi, legati al mondo delle trasmissioni, Arbore con le sue trasmissioni cult e Nino Frassica. Nino Frassica con la sua band Lo Splagers, che sarebbe i Platters, è una contrazione tra i Platters e Plagio, quindi vengono fuori i Platters. E lui farà due ore di spettacolo riuscendo a fare un teatro cabaret dove la canzone viene rielaborata, i testi delle canzoni, quelli che hanno attraversato il successo dalla Cacao, Meravigliao, Grazie dei Fiori, Bis, quindi vengono tutte rielaborate con la sua felicità e con il suo humor. Direi che è una prima volta di Frassica da noi, con un suo show, non è certo la prima volta di Frassica sul palcoscenico dell'Ariston, perché dalle sue presenze al festival, ai suoi interventi, diciamo da noi è stato tanto. Però con questo spettacolo, diciamo il 14 di ottobre, iniziamo la stagione all'Ariston.